Buonasera a tutti. Diciamo che per me è un piacere aver sposato questa causa, questa squadra e questa tifoseria, perché la conosco, so il calore che viene da voi, che siete gente di calcio e che da tanti anni avete vissuto cose belle e magari cose meno belle. Però credo che, con questa premessa, voglio dire che penso che meritiate delle grosse soddisfazioni. Sono contento di essere venuto qui, ringrazio il direttore, che già da qualche giorno che ci sentivamo, e diciamo, ho sentito dalle sue parole che ci sono progetti importanti qui ad Avellino e si vuole far bene. Naturalmente credo che sia importante tenere i piedi ben piantati per terra. L'umiltà credo che la prima caratteristica di un giocatore se vuole far bene, e quindi poi già qualche giocatore lo conosco, quindi so che sono arrivato in un contesto già ben avviato, e niente che dire, io metterò da parte mia il massimo impegno che diciamo quello che posso dare. Anzi, di solito si dice anche qualche volta buttare il cuore oltre l'ostacolo per fare ancora meglio. E spero di onorare questa maglia e che tutti insieme riusciamo a raggiungere delle grandi soddisfazioni. Una scommessa sicuramente non facile, quella di approdare ad Avellino con tutte le spiegazioni che avete incontrato, ma soprattutto in una blasonata del passato che vuole rimettersi in gioco e quindi ritornare protagonista con lei e con Soncin, che siete venuti ad ingrossare qualitativamente con la vostra esperienza questa squadra di un allenatore che, insomma, diciamo, è stata poi la vera rivelazione di questo successo, di questo ritorno in Serie B. Si sente pronto, ovviamente, per aver detto sì, sicuramente lo è. Gli stimoli ne ha parlati, ne avete, ne ha tanti, quindi, insomma, pronti per questa nuova stimolante avventura difficile, comunque, visto questi protagonisti insieme a voi della prossima stagione. Sì, diciamo che niente è facile se uno non ci mette la giusta determinazione. Io conosco da tempo anche il mister, so che uno che comunque la squadra la prende in mano e si fa seguire dai giocatori. Quindi io sono venuto per mettermi in coda alla fila degli altri giocatori per stare ai suoi comandi, diciamo. Noi dobbiamo essere una squadra e lui il comandante, quindi le direttive, diciamo, che darà lui sono i nostri obiettivi e la nostra legge. Maurizio, ciao. Domenico Zappella, ciao. Prima di cura del Zappello Sport. Spesso nel calcio non conta tanto l'età, ma contano soprattutto le motivazioni. Questo è il caso tuo e anche di Andrea, che siete reduci da una retrocessione amara con l'Ascoli. Avete voglia, ovviamente, di cancellare questo risultato e vendicarvi con la maglia della Vellina? Assolutamente sì, credo che per assurdo forse ho più motivazioni adesso che magari non quando ero più ragazzo, perché ti dico, negli ultimi anni, col fatto che senti ti stai facendo vecchio, ti stai facendo anziano, fra un po' smetti, io sinceramente non mi sento, anzi, per assurdo, magari gioco più adesso negli ultimi anni che non magari quando ero più giovane, quindi magari credo di aver raggiunto magari una certa maturità e soprattutto gli stimoli non mi mancano.
C'ho una grande voglia, perché comunque quando sposo un progetto lo faccio sempre con la massima voglia. Poi le chiacchiere stanno a zero, alla fine sono quelli che contano, sono i fatti. Vedremo di dimostrarlo. Grazie.